Play. Ciao a tutti scuole pesciolini, sono Mami Didi dell'Italia Sharks e vi do il benvenuto in questo 30esimo, siamo arrivati a 30 episodi di Hey Monster, il miglior gioco MMORPG Pokémon per Android, anche se, oh mio Dio che cazzo è passato, l'avete visto anche voi, dove cazzo sei andato a finire, oh mio Dio, ma questo, no è sparito, c'era il Mewtwo Shiny mi sa, che figo, bellissimo. E tu che cazzo sei, quanto sei bello! Oh mio Dio, i Pokémon che ci sono, che stanno uscendo. Guardatelo! Il Mewtwo, questo è il Mewtwo Shiny. Oh, bellissimo! Va bene, in ogni caso, siamo arrivati al 30esimo episodio. In questo episodio, visto che io non ho ancora ricevuto i commenti del video 29, quello che abbiamo giocato insieme con le missioni di Gilda, perché sto registrando prima che uscisse, insomma, il 29... Detto questo, non posso sapere quello che mi scriverete, ma so quello che mi avete scritto nello scorso episodio, che è stato quello di finire la route d'acqua che c'è, che ho già sbloccato, e sarebbe esattamente questa qui, ragazzi. Ma non solo, ce n'è un'altra di fishing area che io non ho, cioè non ho trovato, o meglio, non è che non l'ho trovata, non l'ho sbloccata, dovrebbe essere questa qui. Quindi andiamo a sbloccare prima di tutto la nuova fishing area, perché voglio vedere, voglio farvi vedere, cioè voglio vedere prima di tutto io che Pokémon posso trovare, e dopodiché andiamo a magari completarla, non so se riusciamo a completarle entrambe, di sicuro una delle due sì. Quindi andiamo a sbloccare la nuova fishing area e vediamo che cosa troviamo lì dentro. Eccola qui, la seconda fishing area. Oh mio Dio, sono troppo emozionato. Fishing area, go, a go, go. Tanto noi abbiamo la tecnica per catturare i super Pokémon Powa, che me li catturo tutti sicuro, quindi che cazzo mi frega. Ok, voglio un attimo. Allora, no, a sorpresa. Voglio vedere che cazzo di Pokémon vengono fuori, così, a sorpresa, random. Quindi, allora, senti, tu sei un poco grosso, quindi togliti davanti le palle che mi occupi lo schermo. Vediamo random che Pokémon escono. Dopodiché, dopo che ne catturo 3 o 4, sì, inizio a guardarmi la lista e capire che cosa mi manca. Cioè, vorrei capire una cosa. Mi scusi, ma questo, l'Omanite, già l'avevo trovato nell'altra... Non mi muore, cazzo! No! Questo è l'Omanite Power Super! Oh mio Dio! Non mi piace questo... Cazzarolina! Puttanella! Mi fai tanto malino! Alla Kazam! Mi dai una mano, per favore, contro gli Omanite selvatici? Dannazione, è difficile sta fishing area! Mi fanno il culo a strisce! E non trovo neanche nuovi Pokémon! Ok, Azumarill. Io ricordo di averlo, Azumarill. Vabbè, in ogni caso l'ho sciotto. Però un grado B. Aspetta, Mamit. Aspetta, non fare minchiate. Non fare minchiate che potremmo catturarlo. È comunque un grado B utile. Ok, ci manca l'ultima Ultra Ball e l'Azumarill sarà decisamente nostro. E son 3. E son 2. E son 1. Bam! Azumarill catturato. Sì, prevedo il futuro. Se non sapete, cioè, se non sapete come ho fatto a prevedere il futuro, andatevi a guardare l'episodio esattamente 26 di questa playlist, perché gli spiego come predire il futuro. Ecco, più o meno. Non è che proprio predico il futuro, però, cioè, insomma, ci siamo capiti. Ma soprattutto, io ora sono proprio curioso di vedere effettivamente quanti Pokémon mi mancano. Oh, me ne mancano tantissimi. Lanturn, allora Meryl e Azumarill già ce li avevo, è ok. Omastar, dovrebbe essere l'evoluzione di Omanite, fighissimo. Lanturn, Goldin mi manca perché ci avevo Seeking ma non Goldin. Horsey, Cloyster e Shellder. Oh, interessante. Ah, e potremmo trovare uno Shiny Remoraid in qualsiasi momento. Oh my figo. Oh my figo, quindi in qualsiasi momento potremmo essere super fortunati a trovare uno Shiny Remoraid. Ma Cloyster, ragazzi, mi piace come Pokémon, che dite? Cerchiamo di catturare anche Lanturn, è carino. Però a sto punto abbiamo spoilerato quello che c'è. Io andrei a completare la prima fishing area, perché mi mancavano solo due Pokémon, se non ricordo male. Verifichiamo subito. Allora, fishing area, vediamo. Remoraid già ce l'avevo. Shiny Wooper, va bene, anche qui potremmo trovare sempre. Allora, mi manca un Poliwrath
è un Golduck, i 2 gradi A, sti kiwi. Ok, allora andiamo a completare questa fishing route, fishing area, e poi inizio a trovarmi Pokémon carini e coccolosi dall'altro lato. Interessante, molto 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 interessante. Signore, signore, ho trovato Golduck! Oh mio Dio, sì! Allora, signor Golduck, non me ne fotte un cazzo di lei. Cioè, me ne frega molto. Allora, 5 Pokéball e una Ultra Ball. Allora, cominciamo con le Pokéball, sperando che non mi dia troppe, troppe mazzate. Oh mio Dio, e ho notato una cosa stranissima. L'animazione, quella con la canna da pesca, è stata molto più breve del solito. Quindi probabilmente questo è diciamo un segnale del fatto che se è molto più breve, magari ha trovato un Pokémon raro. Non lo so, perché magari il Golduck, cioè, ha due mani, prende e ti tira. Fa un po' cagare, meno male, di livello 10, se no mi avrebbe massacrato la vita. Allora, terza Pokéball, dobbiamo arrivare a 5 Pokéball e da 1 a 3 Ultra Ball. Vedremo quello che succede. Bene, ora è l'ora della verità. Ora è l'ora, cioè, Ultra Ball, vediamo, insomma, Godak, entri per piacere, non mi rompa il cazzo, non ho la previsione. Sì, preso con una Ultra Ball! Ma poi! Allora, vediamo le statistiche. HP, no, devo vedere dall'interno. Grande alla casa, ti amo, mi hai fatto trovare Godak. Allora, vediamo innanzitutto che cos'ha. Questo è un Pokémon di grado A, Psico. Cioè, no, psico, però c'ha mosse anche psico. Allora, dove stai? Le mosse di Sableye, Whip, Confusion, niente di speciale. Velius, particolarmente buona la SDF, la Speed e la Def. Diciamo che sto Golduck che ho preso fa veramente piangere, perché ho la natura peggiore che potessi mai avere, perché Golduck è uno dei Pokémon che ha proprio mosse principalmente cioè di solito si allena in S-Attack e Speed. Allora, la Speed è buona, 22, cioè, buona, non è male. Però diciamo, la natura Adamant che mi aumenta l'attacco in sfavore dell'S-Attack, cioè, è una probabilmente delle peggiori che potesse mai capitarmi. Inoltre, per quanto riguarda la difesa e l'SDF, non è male. Cioè, si potrebbe anche fare come Pokémon difensivo. Però questo, cioè, con un S-Attack decente, con una speed buona, sarebbe stato meglio averlo offensivo. Diciamo che la natura fa piangere, quindi vabbè, ce l'abbiamo, ragazzi. Direi che questo Golduck non lo utilizzeremo in PvP. No, per niente. Ora, io sono indeciso perché mi manca solo un Pokémon per completare questa fishing area. Però, cioè, la probabilità che becco due Pokémon di grado A, cioè, è come se trovassi Entei, che ne so, uscendo di casa e guardando dal balcone. Cioè, praticamente impossibile. Io ci provo. Ok, squali e pesciolini, ho finito le mie prime 100 SP. Ora, utilizzando 50 cristalli, acquisto altri stress point, così possiamo continuare a cercare il nostro secondo Pokémon di grado A. Beh, mi auguro di riuscire in questa impresa e di non fare epic fail maledettissimi. Ti prego che tu sia il primo. No, ho trovato una cazzo di dannatissima Pokéball, che schifo. Ok, sono passati sotto le mie grinfie quasi 100, non quasi, 125 dannatissimi Pokémon di merda e ho beccato solo un grado A. Solo un grado A! Poi degli altri gradi B. Però il mio obiettivo è trovare due gradi A senza incensi, perché con gli incensi è facile, troviamo i leggendari con gli incensi, ma senza incensi la probabilità esattamente non so quale sia quella per far uscire i gradi A. Però non mi sembrava così impossibile, dannazione maledettissima, che caspita, è impossibile che 125 dannati Pokémon non siano sufficienti per trovare due gradi A. Eppure questa volta, questo video mi ricorda un po' il video di Entei in cui cercavo Entei, cercavo Entei, cercavo Entei e poi l'ho ucciso. Bene, lì ci ho messo diversi giorni per ritrovarlo o per trovarlo la prima volta, però alla fine l'ho trovato. In questo caso non ce ne sto mettendo diversi giorni, è vero. Solo che, cioè, stiamo parlando di due gradi A, per piacere, non mi fate tutto sto bordello. Io, tra l'altro, sta arrivando l'ora di pranzo per me, cioè, mentre sto registrando è l'una e qualcosa, l'una e mezza. Quindi finisco questi ultimi 20 Pokémon, 19, perché gli ultimi 3 non me li fa mai usare. E dopodiché, stoppo un attimo e magari comprerò altri stress point, a meno che il Poliwrath non lo trovo prima, e così andiamo a completare questa benedettissima fishing area.
Sti dannati girini maledettissimi che non si evolvono in un cazzo di Polybrat con i contro coglioni. E sentite Artù in sottofondo che fa un casino della madonna. Lo sentite? Sta abbaiando come il dannato. Penso perché voglia mangiare qualcosina. Dai, Polybrat, esci che chiudo il video. Vado a mangiare io, a dar da mangiare ad Artù per piacere. Ultimi due Pokémon per riuscire a trovare il Polybrat prima di pranzo, perché sennò potrei morire affamato e oppure sbranato da Artù che mi penso che mi stacchi una gamba se non vado di là a salvarlo dal suo box. Ok, Remoraid di merda, senti, tu mi stai veramente rompendo il cazzo, pescettino dello schifo. In ogni caso, se non dovessi trovare il Polybrat con quest'ultima cattura, tentativo di cattura, penso che chiudo i monster, perché magari chiudendo e riaprendo il gioco si un attimo resettano le percentuali e le probabilità. Non so se questa cosa possa veramente funzionare oppure no. In ogni caso, ok, il Polybrat non l'ho trovato. Io vado a pranzo. Ci vediamo per voi tra 2 secondi. Per me passeranno probabilmente un paio d'ore. E completiamo il video dopo. Senti, però io mi sposto. Magari dove ho trovato il Golduck. Che ne so, qua, dov'era? Qui, ero qui. Va bene, a dopo. Ok, squali pesciolini, mi sono procurato altri 50 stress point perché come VIP 1, insomma, ogni giorno posso comprare un pack, quindi per soli 10 cristalli ho comprato altri 50 stress point, che non è niente male, e 4 incensi. Beh, direi che ho fatto un bel affare. Quindi cercheremo con questi 50 stress point, diciamo gratuiti, di prendere sto benedetto Polybrat. E se le cose non dovessero andare ancora per il verso giusto, userò ben 100 cristalli per comprare altri 50 stress point. E vedremo come andrà a finire questo benedetta caccia al Polybrat. In realtà la cosa a cui non avevo pensato è che come secondo Pokémon di grado A potrebbe non uscirmi un Polybrat, ma un altro Golduck. E sì che sarebbero dei gran problemi. Spero solo che la mia sfiga epica non mi faccia succedere queste cose, mamma mia. Oh mio Dio! Questa tizia... Dannazione! Quella tizia lì aveva preso lo shiny Latias! Oh my god! Quanto era figo! No, non aspettate! Ammazzato sto pesce, ve lo faccio vedere immediatamente! È troppo figo! Oh mio... mi parte la challenge... tremenda. Ragazzi, penso che se mi sfidi ora si farà il culo, ma non fa niente. Io gli faccio la challenge e voglio combattere contro quello shiny Latias. Non accetta o accetta? 3, 2, 1. Non ha accettato una beneamata ceppa questa Rubino. Ma va via, ma sta caga sotto. C'ha i super Pokémon che cioè, costa 19.000 cristalli. Cioè, ragazzi, bisogna comprare, bisogna shoppare. 19.000 cristalli per avere quel Pokémon. E non ha le palle di sfidare il primo che trovi su un ponticello di legno. Ma sei proprio una cagasotto. Finalmente, signori e signori, Dio della benevolenza, hai voluto farmi uscire un cazzo di Polybrat. Ma finalmente. Oh, sono stato fortunatissimo. Cioè, fortunatissimo, boh. Cioè, ho speso 50-60 cristalli, più 2 ore della mia vita, un pranzo, e devo dire, basta. Però, cioè, ho speso parecchio, dannazione. Finalmente un cazzo di Polybrat. Per fortuna non mi ha fatto uscire il secondo Golduck, che lì sarei stato proprio incazzato nero con il mondo. A voi vi avrebbe fatto piacere, perché so che voi vi divertite quando a me succedono gli epic fail. Però, cioè, voglio dire... Ok, vediamo se anche in questo caso lo catturiamo solo con un Ultra Ball oppure no. Momento verità. Momento verità. Momento verità. Una o tre Ultra Ball? Una o tre Ultra Ball? Una o tre Ultra Ball? Una, dico. No, cazzo! Sei un maledetto cornutazzo. Potrebbe succedere che devo usare un'altra Ultra Ball contro di te. Sei proprio un maledetto. Mi stai costando cristalli, Ultra Ball e un sacco di tempo. Due Ultra Ball sprecate! Oh mio Dio, ragazzi! Il Polybrat che va contro ogni regola! Deve essere veramente, veramente forte sto Polybrat. Ora sarà come minimo un 1-1-1-1-1. Tre Ultra Ball. GG! GG! L'ho preso con Ipnosi, Submission, Double Slap e Water Gun. Non male, non male. Non male come mosse. E vediamo subito se i suoi V sono buoni oppure no, quindi da allenare. Ma soprattutto, signori, abbiamo completato finalmente la prima Fish Road. Oh mio Dio. 50 cristalli. 5 Ultra Ball.
devo dire che ne è valsa la pena spendere un po' di tempo, di money e di risorse per prendere sta roba. Ma vieni qua, bello polifratte zio. Vediamo subito se è buono oppure no. Allora, questo è un Pokémon che ha parecchio HP e anche SP Def, ma le caratteristiche in assoluto più alte sono attacco e difesa. Sì, attacco e difesa. Quindi vediamo un po' che valori ha il mio Polivra. Oh mio Dio. Che vi avevo detto 1-1-1-1-1. Cioè, ci siamo andati molto vicino, Fa un po' cagare un po' su tutto. Però è mediocre su tutto. Questo non è male. Vediamo la natura. La natura è hardy, cioè non fa un cazzo, ma molto bene, cioè proprio come... Vabbè, io direi che comunque lo allenerei, perché non è... Ah, tu vai via di qua! Non è male come Pokémon, però non è proprio il massimo, insomma. Detto questo, io vi ringrazio se avete visto il video fin qui, lasciate un like, commentate, condividete per sostenere me, il canale e la serie. Ma se siete arrivati fin qui, scrivete nei commenti hashtag cattura... Grado A, cattura, grado, hashtag cattura, grado A, un po' a tema del video. Se ti è piaciuto, se hai guardato il video no, che cazzo sto dicendo? Certo che mi mangio i piedi, mi distraggo. In ogni caso, un saluto, Shaxen a tutti, ci vediamo settimana prossima, sempre su questi schermi, sempre allo stesso orario, ciao a tutti!